Sai benissimo, caro Bruno, come sei come un magnifico Swarovski che è composto da tante sfaccettature, no? E come no, il cantante classico abbiamo sentito, ma anche il cantante leggero, che ne so, il primo attore, il comico, il cattivo, il caratteristico, il brillante. Ma riesco a toccare un po' fuoco. Va, va. Se ne vai, vai, Ma che vai. faccio, insomma, ci porto E tu sai benissimo che il teatro napoletano ha avuto veramente famiglie importanti, illustri famiglie, che so, i Fumo, i Di Maio, gli Scarpetta, i De Filippo, i Maggio. Oddio, giusto per citarne Alcune. alcune. È proprio della famiglia dei Maggio, o meglio, di una delle Maggio, ti vorremmo proporre una cosa. Sì, e così mentre aspettiamo Cosimo che ci porta un bel caffè caldo caldo della caffetteria del professore, noi Ci ci vuole. deliziamo con questa stupenda caratterizzazione della grande Rosalia Maggio. Grande Rosalia. Grazie. Ah, guardaporto, bella professione, sembra che la scopa è con un sicchio in mano, sempre piantata sotto ad un portone come se fosse un cerbero guardiano. Nei guardaposta in casa il cavaliere, chi cavaliere? Ignazio Caccavino. Sto al quinto piano e voi sono l'usciere. Sequestro per valore locativo. Ho sequestrato i burciano avanzo al cavaliere delle mie valanze. Chi lo stacca con tre mensili la trassa? Ma bene, frisca, frisca e pavettassa. Ma bene, sto parlando delle tasse. Le tasse bisogna pagarle. Noi e papà, chissà se lata e pavana. Arazza e gli inquilini, bella gente, prima che c'ha una fetente di mesata, 5% l'hanno rinderiente, e guai se non pulisce la scalinata. Ne guarda po', ma questa è un'indecenza, una scorza di melone nel cortile, mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Sì, e quando vostra figlia è scivolata per mia scala con il fidanzato, allora il cortile era un'argenteria e vostra figlia fece la porcheria. Ma a me, sto parlando delle porcherie della figlia della signora del quinto piano, che l'utente faceva le porcherie, ma mia figlia. Ma la padrona di casa mi chiama certamente, mi chiama sempre. Carmela! Ai. Carmela! Ai. Fammi salire tuo marito! La proprietaria è vedova, la prora, la manco ogni tanto in un ubratiere. C'è una simpatia con Salvatore e va trovando tutto dal portiere. Carmela, fai salire tuo marito, mi si è otturato un buco da vaschetta. Signor, sturatadello con il dito, che mio marito è andato alla torretta. Come? O cane va spurcato fuori la porta, signora mia, e a me che me ne importa se il vostro cane è sporco ed indiscreto, io mi ci metto su Ariella Red. Non faccio più la portiera, vado a Canale 8 da Gloriana, vado a fare la sciantosa, la faccio qua, guarda. Rosalia Maggio era proprio grande, era proprio una grande, grande proprio Grandioso. con me stuccafè, ma Sì, io sono sì. proprio che sa ci fa. Hai ragione, la miscela è ottima, eh. Ottimo, quella del Beh, devo professore. dire la verità, Rosalia era grande, grandissima. Sì. Però anche tu l'hai fatto buono il Sì, caffè, sai? grazie. Con Ecco la la miscela del parola buona. professore. Allora, Bruno, posso... Certamente. Benissimo, però purtroppo, Coriana, ti devo interrompere perché la puntata volge al termine, quindi tutti insieme appassionatamente salutiamo gli amici e non dimentichiamo che abbiamo la replica la domenica, quindi non ci lasciate perché questa puntata va in replica domenica. Quindi per chi sta... Signori, ancora una volta vi voglio un gran bene a Mario Terrano, a Cosimo Alberti. Che dirvi? Sono veramente questa volta emozionata. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao amici, ciao. Ciao, amici, ciao a ciao, tutti. grazie Ciao, ancora, ciao, ciao. ciao, 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 ciao. ciao.